Hai già visto un arbitro di calcio essere sanzionato con un cartellino giallo? Oppure un giocatore punito per aver semplicemente dribblato un avversario? Le partite di calcio sono piene di momenti sorprendenti, ma talvolta sono gli arbitri stessi che si ritrovano in situazioni insolite. Ecco dei momenti rari di arbitraggi che ti faranno molto ridere. Se segui il calcio, ti ricordi forse che nel luglio 2020 Nabil Fekir non ha davvero avuto fortuna durante una partita contro il Villarreal. In meno di due minuti è riuscito a prendere due cartellini gialli e a farsi espellere. Il primo fallo era abbastanza leggero, ma il nazionale francese non ha potuto fare a meno di contestare il fischio dell'arbitro e, come se non fosse bastato, ha fatto finta di lanciare il pallone sulla schiena dell'arbitro, il quale non ha apprezzato questo movimento. Risultato: cartellino giallo. Meno di due minuti dopo ha lasciato lì la sua suola sulla gamba del difensore avversario, cosa che gli è valso un secondo cartellino giallo. Ma sai chi detiene il record del secondo cartellino giallo più veloce del mondo? È Mame Birame Diouf, che ha realizzato questa impresa durante una partita tra l'Hannover e l'Hoffenheim nell'ottobre 2013. Il povero Diouf non ha avuto tempo di vedere arrivare il secondo cartellino perché lo ha ricevuto soltanto un minuto dopo il primo. Gelson Martins, il giocatore portoghese, fa anche lui fatica a controllare i nervi. Il centrocampista del Monaco si è fatto squalificare per 6 mesi dalla LFP per aver spinto l'arbitro durante una partita contro il Nîmes nel 2020. Durante quella famosa partita, il centrocampista portoghese si è innervosito dopo l'esclusione del suo compagno Tiemoué Bakayoko e ha addirittura spinto l'arbitro Michael Lesage. Ma ciò non gli bastava. È stato recidivo, spingendo l'arbitro con entrambe le braccia a livello del torso. Beh sì, è sicuro che così si vede benissimo che non si è contenti. A posteriori Gelson ha presentato le sue scuse sui social network dicendo che non era aggressivo, solo un po' impulsivo. In ogni caso il suo gesto non è piaciuto a tutti. Il mondo del calcio ha avuto molti arbitri, ma nessuno ha raggiunto il livello di notorietà di Pierluigi Collina. Solo Howard Webb può pretendere di rivaleggiare, ma con la sua testa calva e i suoi occhi fuori dalle orbite, Collina aveva un certo vantaggio. Nessuno osava contestarlo. Vittima di alopecia precoce, aveva reso il suo cranio lucido un marchio di carisma e di autorità. Uno dei momenti più memorabili è accaduto durante Euro 2004, quando Tomas Repka, giocatore ceco, ha iniziato ad innervosirsi dopo aver ricevuto un cartellino giallo. Collina è allora intervenuto, innanzitutto con gentilezza, poi con uno sguardo terribilmente intimidatorio per rimettere il giocatore in riga. E ha funzionato, perché Repka ha presto capito che fosse meglio non affrontare questo pitbull dell'arbitraggio. Ma dietro a questa figura intimidatoria si nascondeva un uomo amato dai giocatori. Aveva persino consolato i giocatori del Bayern Monaco dopo la loro sconfitta contro il Manchester United e in finale di Coppa UEFA nel 2004. Aveva avuto qualche parola per Fabien Bardez, espulso ingiustamente. Collina si è ritirato nel 2005 dopo essere stato eletto miglior arbitro del mondo per 6 anni di seguito. Nel 2010 l'IFFHS lo ha persino designato miglior arbitro della storia del calcio e bisogna dire che aveva arbitrato partite mitiche come la finale del Mondiale 2002, la finale della Champions League 99 e la finale della Coppa UEFA 2004. Di sicuro lascerà una traccia indelebile nella storia del calcio. Nel 2018, mentre era in prestito dal Barcellona all'Istanbul Başakşehir, Arda Turan ha completamente perso il controllo di sé. È stato condannato a una squalifica record di 16 partite dopo aver spinto un assistente dell'arbitro durante l'ultima partita della sua squadra. Furioso contro una decisione arbitrale, Turan aveva deciso di protestare spingendo violentemente l'assistente dell'arbitro, cosa che gli è valso un'esclusione immediata e una sanzione per aggressione, insulti e minacce. Oltre alla squalifica, Turan doveva pagare una multa da 7.700 euro, cosa che la rende una sanzione record nel campionato turco. Arda Turan ha iniziato la sua carriera da professionista nel 2004 con il club turco del Galatasaray. Nel 2015 è stato trasferito al Barcellona, in cui ha giocato al fianco di star come Lionel Messi, Neymar e Luis Suarez. Con il Barça ha vinto molti titoli, di cui 2 Liga, 2 Coppe di Spagna e una Supercoppa di Spagna. Tuttavia, la sua carriera al Barça è stata segnata da infortuni
e una concorrenza maggiore per un posto nella squadra, e non è sempre stato un giocatore regolare nella formazione. Nel 2018 è stato prestato al Başakşehir prima di essere trasferito definitivamente nel gennaio 2019. Da allora è stato un giocatore importante del club turco fino al suo ritiro definitivo nel 2022. In parallelo alla sua carriera in club, Arda Turan è stato anche un giocatore importante della nazionale turca, con la quale ha giocato in più tornei internazionali, tra cui Euro 2016. Famoso per il suo temperamento focoso e le sue prese di posizione politiche in favore del presidente Erdogan, Turan non fa l'unanimità nel suo paese. Ti ricordi di questa storia rocambolesca avvenuta 2 anni fa mentre il PSG aveva schiacciato il Montpellier? Neymar, la star del PSG, si era ritrovato sanzionato dall'arbitro per essere stato troppo talentuoso? Sì, ecco che ciò è assurdo. Dopo un gesto magistrale che aveva abbagliato il pubblico, il giocatore si è visto attribuire un cartellino giallo perché il suo dribbling efficace era troppo arrogante e aveva mancato di rispetto verso gli avversari. Neymar non ci credeva, tuttavia l'arbitro non ha voluto lasciar perdere e ha ordinato a Neymar di calmarsi. E come se ciò non fosse bastato, le tensioni hanno continuato a salire dietro le quinte, dove Neymar ha espresso la sua rabbia ai suoi compagni. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo, e Neymar ha avuto l'occasione di mostrare tutta la portata del suo talento in reazione a questa ingiustizia. In ogni caso, questa storia è finita in bellezza per Neymar e la sua squadra, che hanno messo il Montpellier allo sbaraglio con dei gol spettacolari. Mohamed Salah è un giocatore saggio, discreto e rispettoso, ma durante la finale della Coppa d'Africa, che opponeva l'Egitto al Senegal, la pressione e la posta in gioco fanno perdere la calma ai giocatori più impassibili. Si è lamentato dell'arbitraggio dopo una situazione litigiosa e ha finito per infastidire l'arbitro sudafricano Victor Gomez. E allora Gomez ha avuto un'idea luminosa per calmare i nervi di Salah: perché non proporgli di arbitrare la partita al suo posto? Ma prima che Salah esaminasse questa offerta interessante, l'arbitro ha presto fatto marcia indietro. Attaccante egiziano, un po' sorpreso, era già meno arrabbiato. Da credere che non bisogna mai sottovalutare i poteri delle suggestioni assurde per risolvere un conflitto. Nel marzo 2015 il calcio francese ha avuto diritto a un vero spettacolo extra sportivo alla fine della partita Bordeaux-PSG. La star incontestata della squadra parigina di quell'epoca, Zlatan Ibrahimovic, ha sbroccato e si è fatto scappare una piccola frase che ha fatto rumore: questo paese di M non merita il PSG. Ibrahimovic era, come possiamo osservare nelle sue parole, molto arrabbiato con l'arbitraggio. Ha trovato che l'arbitro Lionel Giaffredo fosse stato un po' troppo permissivo con la squadra avversaria. Bisogna dire che non è stato facile per Zlatan digerire questa sconfitta, ma vabbè, nella vita bisogna saper perdere con eleganza. Il problema è quello che le sue parole sono state un po' troppo violente. La sfera politica se n'è subito risentita. Dei politici hanno preteso delle scuse pubbliche da parte dello svedese e hanno dichiarato di essere scioccati dalle dichiarazioni di quest'ultimo. Infine, Ibrahimovic ha dovuto piegarsi con un comunicato di scuse sul sito del PSG. Ha precisato che le sue parole non prendessero di mira né la Francia né i francesi, ma solo l'arbitraggio. Eccoci assicurati. E per essere sicuri che il mondo avesse capito bene, ha ripetuto le sue scuse in un video trasmesso sul canale online del PSG. Vabbè, non ne faremo un dramma, è soltanto un piccolo sfogo da parte di Zlatan. Nel 2016, mentre giocava ancora al Barça, Lionel Messi aveva ricevuto un cartellino giallo per aver perso tempo durante una partita contro il Siviglia. Ha tardato troppo a restituire il pallone a un giocatore avversario? Ha tirato in porta dopo essere stato segnalato un fuorigioco? Beh no, ha soltanto provato a rimettere la sua scarpa dopo che è stata staccata durante un duello con Steven Zonzi del Siviglia. Ma a quanto pare l'arbitro non ha apprezzato questo tentativo di Messi per aggiustare i suoi tacchetti e ha estratto il cartellino giallo. Il Barça, dal canto suo, non era soddisfatto di questa decisione arbitrale, avevano annunciato che avrebbero fatto ricorso. Sapevi che anche un arbitro può ricevere un cartellino giallo? Beh sì, è successo durante un incontro che opponeva i club olandesi del Vitesse e del Twente nel 2018. L'arbitro della partita, M. Campius, si è ritrovato al posto sbagliato nel momento sbagliato e ha impedito a Navarone Four di giocare commettendo un'ostruzione maldestra. Ma con un grande senso dell'umorismo, Navarone Four si è avvicinato all'arbitro e gli ha infilato la mano in tasca per dargli un cartellino giallo. È davvero incredibile vedere come un momento maldestro può essere trasformato in un momento divertente e memorabile grazie a un po' di umorismo. Questo dimostra che persino in uno sport così competitivo come il calcio c'è sempre spazio per la leggerezza e il buon umore. Siamo agli ottavi di finale del Mondiale 2018.
Il Portogallo affronta l'Uruguay. In questa partita l'arbitro César Arturo Ramos sarà proprio riuscito a far arrabbiare Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese ha avuto una serata molto frustrante. Purtroppo per lui, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a salvare la situazione della sua squadra, dopo due stupendi gol di Edinson Cavani, i quali hanno qualificato l'Uruguay ai quarti. Negli ultimi istanti della partita, Ricardo Quaresma cade per terra prima di poter armare un cross. L'arbitro decide di non fischiare, annientando le speranze di pareggio del Portogallo. Subito dopo questo episodio, Quaresma ha iniziato a correre in direzione dell'arbitro in modo aggressivo. Cristiano Ronaldo, invece, ha addirittura urlato in faccia all'uomo col fischietto. Non si sa esattamente cosa ha detto, ma non saranno state parole piacevoli, perché ciò gli è valso un cartellino giallo. Forse sarebbe stato meglio che mantenesse i suoi pensieri per sé, ma in un momento così capitale e quando si conosce il temperamento sanguigno di Ronaldo, non siamo stupiti che abbia perso la calma. Così finisce il nostro video. Abbiamo visto situazioni esilaranti, dei momenti di confusione totale e delle decisioni che hanno lasciato i giocatori, gli allenatori e i tifosi perplessi. Ma nonostante tutte queste situazioni strane, gli arbitri restano degli elementi essenziali del gioco e fanno del loro meglio per prendere delle decisioni giuste e imparziali. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!